Amici all'ascolto, buonasera e benvenuti alla nostra edizione straordinaria del TG del Catechismo. La testa si muove da sola. Torniamo a noi. Di che cosa parleremo oggi in questa edizione straordinaria? Parleremo in particolare dei tre patriarchi. Ultimissime notizie ci sono appena giunti su questi tre personaggi su cui tanto si sta dicendo e la cronaca si è riempita molto dei loro racconti. Parleremo in particolare di Abramo, di Isacco e, come sapete, anche di Giacobbe. Prima però anticipiamo subito una notizia di sport che è appena arrivata in redazione. La leggo con voi così come è appena arrivata. Il campione di salto in lungo della Corea del Nord con il suo ultimo salto è diventato campione della Corea del Sud. E passiamo quindi al primo servizio. Chi sono i patriarchi? Abbiamo cercato di scoprirlo con voi, con il nostro TG del Catechismo. Vediamo il servizio del nostro inviato. Vediamo. La parola patriarca significa padre di un popolo, spesso anche solo padre di una famiglia, ma per noi, quando parliamo di patriarchi, parliamo di padri del popolo di Israele. Il primo fu Abramo, che poi generò Isacco, che poi generò Giacobbe. Giacobbe alla fine ebbe ben 12 figli, da cui nacquero ben 12 tribù. Insieme le 12 tribù formarono il cosiddetto popolo di Israele, semplicemente perché a Giacobbe, nel tempo, da un angelo, fu cambiato il nome da Giacobbe in Israele. Ma tutta la storia dei patriarchi parte da un lungo viaggio, quello di Abramo, che viveva ad Ur, nella terra dei Caldei, nella vecchia Mesopotamia. Si fidò di Dio, che gli disse: «Parti per una terra che io un giorno ti mostrerò, fidandoti soltanto di questo, io ti darò un popolo». Abramo prese con sé Sara e si fidò. Così Abramo ci insegna che avere fede è non imparare delle cose o sapere delle cose, ma prima di tutto imparare a fidarsi di Dio anche quando le cose sembrano andare in una maniera strana o quando Dio ci chiede cose apparentemente complicate. Abramo e Sara erano anziani, ma Dio fece il grande miracolo di concedere un figlio ad Abramo e Sara, un figlio che prende il nome di Isacco. Ma quando Sara seppe che gli angeli mandati da Dio avevano promesso ad Abramo che da sua moglie sarebbe nato un figlio, cominciò a ridere da dietro la tenda. Così il nome Isacco letteralmente significa ridere, o meglio detto, Dio che ride delle persone che ridono. Come dire, ma cosa ne vuoi sapere tu? Abramo ci insegna così che Dio ha altri punti di vista rispetto ai nostri. Tutti dicevano che non avrebbero mai più potuto avere un figlio, invece Dio ha creato un miracolo. No, non bisogna mai porre limiti a Dio. Ma la cosa più strana è che un giorno Dio chiese ad Abramo di offrire suo figlio in sacrificio. Fu un atto per metterlo alla prova, ma fu un atto soprattutto per capire che la fede in Dio significa affidarsi così tanto da non temere di sacrificarsi. In un certo senso possiamo dire che Abramo ci insegna che la fede è anche sacrificio, fatica, dolore per certi versi, non sempre, ma solo in alcuni momenti, ma anche che di questo sacrificio Dio non ci chiede mai di arrivare fino in fondo. Infatti ad Abramo fu chiesto di sacrificare Isacco, ma poco prima che Abramo lo facesse, Dio gli parlò e liberò Isacco, facendogli trovare un agnellino da offrire poi come sacrificio. E intanto decine e decine di persone si chiedono quando faremo la comunione, perché ne abbiamo proprio voglia, noi ci teniamo davvero tanto, ma proprio perché, mica niente. Ebbene, ma di che cosa si tratta, di che cosa parliamo quando parliamo della prima comunione e che rapporto c'è fra la prima comunione e l'ultima cena? Vediamo il nostro servizio per capire qualcosa di più, vediamo.
È vero che ci stiamo preparando al sacramento della comunione, ma prima di tutto dobbiamo capire le parole che stiamo utilizzando. La parola comunione significa essere uniti, un'unione con qualcuno. Per essere in comunione non si può essere da soli, bisogna essere almeno in due. La comunione è prima di tutto l'atto che ci porta a essere diversi, che si uniscono e diventano una sola cosa. Avete presenti i chicchi di grano? Guardate se messi insieme che cosa diventano una volta lavorati? Diventano un pane. Nella comunione noi celebriamo il momento in cui diventiamo una cosa sola prima di tutto con i nostri fratelli che sono attorno a noi, perché Gesù ci ha insegnato questo e non c'è comunione con Lui se non abbiamo imparato ad essere in comunione con gli altri. Ma la vera e propria comunione è quella che si fa con Gesù e ha bisogno di essere riscoperta. Bisogna un po' andare a fondo, come quell'uomo che per trovare un tesoro ha bisogno di scavare, senza quindi fidarsi delle apparenze. Per noi la comunione apparentemente sembra poca cosa, e invece è Gesù che si rende presente nel pane e nel vino, in modo che noi possiamo, sentite che parole, mangiarlo e berlo, cioè farlo diventare una parte di noi. Tutto questo avviene perché la comunione è un sacramento, ovvero un'azione potente di Dio che attraverso segni, parole e cose, come nel caso del pane e del vino, non solo salva il mondo, ma si rende presente in mezzo a noi. La comunione è quindi sacramento in cui attraverso il pane Gesù stesso si rende presente mentre si dona per darci vita eterna. Tra poche settimane, se tutto andrà come dovuto, si celebrerà anche la prima confessione. Che cosa serve per la prima confessione? Molto semplice, fare un sacco di peccati. Vediamo il servizio del nostro inviato. Anche la confessione è un sacramento, ovvero un'azione potente di Dio che attraverso segni, parole e cose compie meraviglie, dà vita, dà salvezza e fa giungere anche il suo perdono. Nel sacramento della confessione fa tutto questo attraverso le parole e la benedizione di un sacerdote. È vero, per la confessione servono i peccati, ma tutti ne facciamo piccoli e grandi. Che cos'è il peccato? È qualcosa di molto distruttivo, che praticamente non fa altro che distruggere ogni cosa. Pensate, se commettiamo i peccati, che è come tirare fuori il peggio di noi, finisce che bruciamo l'amicizia con le persone, togliamo la pace dal cuore nostro e di quello degli altri, come anche la tranquillità, e a volte togliamo un po' di rispetto a noi e agli altri e un po' di bellezza al nostro cuore. Il peccato è tirare fuori il proprio peggio, anche nei confronti di Gesù, non ricordandosi mai di Lui o nominando il suo nome male o offenderlo o non mettere in pratica niente. Il peccato è come distruggere la nostra amicizia con il Signore. Ma nella confessione avviene la riconciliazione, a patto che tu ti impegni a rimediare. Riconciliazione e rimediare ci fanno sentire che il Padre ci dà sempre una grande nuova possibilità per ripartire. Tutto questo per ricordarci quello che Gesù aveva raccontato a proposito del Padre suo nella parabola del Padre buono che si sente dire da uno dei figli: dammi una parte di eredità, vi ricordate? Poi scappò, si trovò nella grande difficoltà fino a doversi arrangiare con quello che veniva, mangiando addirittura le carrube dei maiali se poteva, ma quando decise di tornare a casa il padre non lo punì, ma lo perdonò. La confessione è la grande esperienza del perdono di Dio che viene dato sempre se tu lo vuoi. E infine è ormai alle porte, a settembre, la data ancora non è chiara, il momento in cui si celebrerà la cresima, dove i ragazzi, soprattutto di prima media, che sono veramente fantastici, celebreranno questo sacramento così importante. Ne parliamo nel nostro servizio, vediamo. La confermazione è il sacramento che completa il battesimo. Nella cresima veniamo rafforzati dallo Spirito Santo. Aspetta un secondo, non abbiamo già ricevuto lo Spirito Santo nel battesimo, insieme alla grazia santificante? Esatto, nel battesimo siamo stati santificati mediante la grazia santificante.
La nostra anima è diventata dimora di Dio. Ed è soprattutto lo Spirito Santo che prende dimora nell'anima. Per mezzo dello Spirito Santo siamo elevati alla vita della Trinità e Lui accompagna le nostre azioni con la sua potenza. Quindi perché abbiamo bisogno dello Spirito Santo ancora nella cresima? Beh, è come nei Vangeli, in cui viene dato lo Spirito Santo agli Apostoli, non una, ma ben due volte. La prima volta dopo la risurrezione di Gesù e poi di nuovo a Pentecoste. Dopo la sua risurrezione, Gesù alita sui suoi discepoli e dice: «Ricevete lo Spirito Santo». Lo Spirito Santo è come un soffio di vita che santifica i discepoli e apre loro la comprensione della Scrittura. Lo Spirito Santo insegna e li guida, ma ancora loro lo tengono per sé. Essi pregano e vivono nascondendosi mentre la loro fede cresce. A Pentecoste tutto questo cambia. Lo Spirito Santo si presenta come un vento ruggente e come lingue di fuoco. E i discepoli cominciano ad annunciare la fede apertamente, con forza e coraggio. Questo è simile a ciò che accade nel battesimo e della cresima. Nel battesimo riceviamo lo Spirito Santo, siamo santificati da Lui e cominciamo a condividere una vita nuova. Proprio nella confermazione lo Spirito Santo ci fortifica, in modo da avere il coraggio di portare questo dono nel mondo. È proprio quando abbiamo ricevuto la cresima che siamo chiamati ad annunciare la nostra fede con coraggio e convertire persone per Cristo come gli apostoli. La confermazione è quindi un incoraggiamento a essere un suo coraggioso testimone del regno di Dio. Con la forza della cresima siamo in grado di preservare, proclamare e difendere la fede. E in questi ultimi minuti finiremo con le previsioni del tempo e quindi dove c'è il sole questa settimana e su tutto il weekend non pioverà, dove invece c'è la pioggia si dice che non ci sarà il sole. Con le previsioni del tempo si conclude questa edizione straordinaria del TG del Catechismo. Vi aspetto alla prossima edizione. Da Marco Ceccarelli è tutto. Buona serata. O mattinata, o notte, o... Ciao!